Buongiorno e ben ritrovati con il consueto appuntamento settimanale che ci ricorda e ci richiama gli appuntamenti del convento, ma non solo. L'agenda del santuario è la rubrica, il format che appunto vi porta un po' nel mondo delle celebrazioni, innanzitutto del santuario. Eh, del convento di eh, San Giovanni Rotondo, ma che ci aiuta anche a dare una occhiata, uno sguardo su quello che succede nei dintorni per darvi un motivo in più per raggiungerci a San Giovanni Rotondo, magari fermarvi anche più di un giorno perché, come già. Ricordavamo la volta scorsa noi siamo tra altri due importanti santuari, il santuario di San Matteo nel comune di San Marco e Lamis e quello della grotta dell'Arcangelo San Michele a Monte Sant'Angelo, un territorio quindi intriso dalla fede, dalla cristianità, nei suoi segni, nei suoi riti, nelle sue celebrazioni che eh, non mancano durante tutto il corso dell'anno. Settimana scorsa abbiamo Celebrato per esempio nel nostro santuario una uh, messa molto particolare, tra un po' vedremo anche alcune immagini relative alla professione perpetua di Fra Pierluigi Placentino. Ma prima devo ricordarvi che oggi, proprio oggi, inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, questo appuntamento importante per tutta la cristianità che si svolge ormai da diversi anni nelle nostre in tutte le nostre chiese e che si prolungherà fino al 25 gennaio che cosa succede nel santuario santa maria delle grazie tutte le sere alla messa delle 18 ci sarà questa intenzione particolare ma non solo perché dal 18 al 25 di gennaio ci saranno anche le riflessioni di due padri predicatori che vengono da Assisi, dal 18 al 21 fra Paolo Nicosia e dal 22 al 25 fra Vitale Peri. La sera del 25 poi alle 20 e... 45 ci sarà un momento di preghiera ecumenico per l'unità dei cristiani con lo stesso padre Vitali, il vescovo e un sacerdote anche della Chiesa ortodossa proprio appunto ad evidenziare lo spirito di questa settimana di preghiera e della veglia in particolare. Ma come dicevamo anche nei giorni trascorsi sono stati tanti gli eventi di rilievo nel nostro santuario. Noi in maniera particolare vogliamo riproporvi qualche immagine relativa alla professione perpetua di Frappia Luigi Placentino. Ero eh, anch'io presente in chiesa e si respirava un'emozione fortissima che poi appunto si è tradotta nella celebrazione presieduta dal nostro ministro provinciale, Fra Francesco Di Leo, che ha accompagnato Frappia Luigi. Placentino a fare la sua promessa, una celebrazione molto intensa, dicevamo assai partecipata, ricca appunto di quei segni che la rendono uh, unica. Proviamo ad ascoltare un Chiedo po' l'audio e la, la viva voce di Prof. E le orme di nostro Signore Gesù Cristo e di essere accolto definitivamente in questa fraternità per professare fino alla morte con santa operosità. La vita e la regola dell'ordine dei frati minori cappuccini. Rendiamo grazie a Dio. La regola e vita dei frati minori è questa: cioè osservare il santo vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza senza nulla di proprio e in castità. Queste parole, fratelli e sorelle, sintetizzano tutto il senso di una vita e di una spiritualità, generate dall'intuito e dalla scelta coraggiosa del poverello d'Assisi, follemente innamorato di Cristo, che per amore nostro, pur essendo Dio, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Queste parole, carissimo fratello Pierluigi, che compendiano, che compendiano la regola consegnataci dal serafico padre San Francesco, le pronuncerai anche tu fra poco per esprimere pubblicamente la ferma volontà di abbracciare definitivamente per tutto il tempo della tua vita la nuova condizione che hai già assunto qualche anno fa e che ti confermerà per sempre nello stato di vita religiosa cappuccina. Sarà la strada privilegiata per realizzare pienamente la tua esperienza battesimale. Pierluigi, fratello carissimo, tu sei già morto al peccato e consacrato a Dio mediante il battesimo. Vuoi ora appartenergli più intimamente con il nuovo e definitivo titolo della professione perpetua nel nostro ordine serafico? Sì, lo voglio. Vuoi con l'aiuto di Dio abbracciare quella stessa vita di perfetta castità, obbedienza e, pover e povertà che San Francesco, seguendo l'esempio di Gesù Cristo e della sua Santissima Madre, la Vergine Maria, scelse per sé e i suoi frati? E in essa perseverare sino alla morte? Sì, lo voglio. Vuoi impegnarti a servire, amare, adorare e pregare il Signore Dio con cuore puro e mente pura ed essere uomo di preghiera o più ancora, come il Padre San Francesco, preghiera vivente? Sì, lo voglio. Vuoi accogliere e amare i fratelli che il Signore ti dona, avendo per loro cura e sollecitudine, perché se una madre nutre e ama il suo figlio carnale, tanto più uno deve amare e servire il suo fratello spirituale. Sì, lo voglio. Vuoi con la grazia dello Spirito Santo dedicare la tua vita a rendere testimonianza a Gesù Cristo? con la parola e con le opere, e come frate minore servire la Chiesa nello Spirito di Gesù che è venuto per servire e non per essere servito? Sì, lo voglio. Vuoi come pellegrino e forestiero in questo mondo abbracciare l'altissima povertà del Signore Gesù Cristo e della sua madre poverella? E condividere con Letizia la vita dei poveri e degli ultimi del mondo, riconoscendo in loro il volto del Signore? Sì, lo voglio. Dio che ha iniziato in te quest'opera buona, la porti a compimento fino al giorno di Cristo Signore. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente affinché per l'intercessione dei santi dell'ordine serafico e di tutti i santi voglia benedire questo nostro fratello Pierluigi, che egli ha chiamato a seguire Cristo nella perfezione evangelica e lo confermi nel santo proposito. Michele Gabriele, Gabriele Raffaele, pregate per noi, santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Attimi Battista, molto intensi, quelli che abbiamo vissuto sabato 13 gennaio nella Chiesa Santa Maria delle Grazie in occasione della professione perpetua di Fra Pierluigi Placentino, a cui vanno ancora i nostri cari auguri fra Luigi che abbiamo intervistato qui all'inizio del mese in una puntata di Just Today e che come abbiamo ricordato sabato 13 come state vedendo nelle immagini ha fatto la sua professione perpetua e, e quindi ecco il nostro cuore gioisce insieme al suo per questo momento così bello che ci auguriamo sia una delle tante tappe della sua vita religiosa che possano portare molto frutto per lui e per tutto il popolo di Dio. E resterei a guardare queste immagini ancora. Uh, ancora a lungo, però i tempi sono stretti e eh, ecco ci sono tante notizie da dare. Probabilmente non faremo in tempo neanche a darle tutte. Guardo sul mio dispositivo e mi ricordo che, proprio stamattina, nella stessa chiesa Santa Maria delle Grazie è stata celebrata la festività. Di San Sebastiano, abbiamo anche una uh, grafica relativa alla celebrazione di oggi. San Sebastiano, santo patrono e protettore della polizia locale, per cui ecco, durante la messa c'è stata anche la presenza delle autorità. Poi tanti eh, i gruppi che in questi giorni stanno eh, affollando i luoghi di Padre Pio e se queste sono le premesse sicuramente vivremo una primavera eh, veramente ricchissima di pellegrini, tanti anche i gruppi stranieri, ne abbiamo intervistato qualcuno. Proviamo a vedere se con l'aiuto della regia riusciamo ad intercettare eh, il primo gruppo che arriva dall'America, in maniera mh, particolare, con più esattezza, dalla Louisiana. My name is Father Keith Pellerin from uh, Louisiana and traveling with many pilgrims from the area of southwest Louisiana. We've come here to the shrine of St. Padre Pio because many of us have a devotion to Padre Pio. We understand that he has uh, really touched the world and touched the world in our area as well by his prayers and by his devotion. By his uh, reaching out to the world uh, to really bring Christ to all of us, especially in our times of suffering, as times of, uh, of devotion, that we want to follow him in the way that he lived his life, his devotion to Christ, but especially his way of prayer, his way of prayer and his way of celebrating Mass and praying for others. And so we're here to really follow in his footsteps in our way of faith and our way of life. Il nostro sacerdote si chiama Padre Keith Pellerin e anche i suoi parrocchiani sono tutti provenienti dagli Stati Uniti, in particolar modo dallo stato della Louisiana, nel sud ovest della, della Louisiana. E sono qui eh, perché sono particolarmente devoti del, di, di, di Padre Pio. E vogliono eh, impararne sempre di più della sua vita, delle sue opere e soprattutto eh, poterne seguire la, le, le sue orme i suoi insegnamenti. Molto bene, noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, ma ritorniamo subito insieme. È luogo comune che i mesi più freddi dell'anno, quelli invernali, in maniera particolare, ecco quelli che vanno da gennaio. A febbraio siano mesi uh, poco intensi per la vita del nostro santuario, però vi abbiamo uh, appena dimostrato che così non è, continueremo a farlo di settimana in settimana con l'agenda del santuario tanto per farvi vedere quello che succede che è successo nei giorni precedenti ad ogni nostra puntata tanto per prospettarvi quello che appunto l'agenda ci riserva. Siamo partiti oggi abbiamo aperto ricordandovi che parte oggi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si prolungherà fino a giorno 25 e si concluderà con la veglia delle 20 e 45, settimana dell'unità dei cristiani, con la celebrazione eh, in particolare delle 18, dedicata al tema e con le riflessioni di Fra Paolo Nicosia e Fra Vitale Peri, che vengono proprio dal convento d'Assisia. Nelle mie spalle la grafica ufficiale della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e eh, la frase, il versetto di eh, Luca che accompagna questa. Uh, appunto, edizione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: Amerai il Signore Dio tuo. Eh, ehm, abbiamo anche detto e che ci sono state, ci sono tante celebrazioni importanti, una di queste molto particolare riguarda l'accoglienza riservata dal nostro padre guardiano, fra Rinaldo Totaro, alle suore Clarisse che sono appena arrivate nel convento vicino appunto nei pressi del nostro santuario su Monte Castellana. Ascoltiamo fra Rinaldo. Sorelle, ben arrivate in mezzo a noi o sulla nostra montagna perché voi vivete in alto e siete un po' come il ponte che eh, prende giù i passeggeri e li accompagna verso l'incontro con il Signore, soprattutto nella preghiera. Allora diamo ufficialmente noi come frati il nostro benvenuto a voi sorelle carissime. Eh, siamo contenti perché... Questo luogo è sorto con il desiderio dei frati cappuccini del santuario e della provincia di San Pio di avere, le chiamavano le allodole, cioè quei, quei, eh, quegli uccelli che a metà aria così cantano, si librano in alto e cantano e quindi che lodano il Signore eh, che... Sentono i bisogni e le necessità del popolo e li portano al Signore. Grazie, Fra Rinaldo, sempre belle le tue parole, in questo caso parole che hanno accolto le nuove Suore Clarisse nel convento situato a poca distanza dal santuario di San Giovanni Rotondo su Monte Castellana. E ehm, poi ancora. Uh, tanti gruppi, abbiamo detto, uh, di preghiera che si stanno alternando nei luoghi di San Pio in queste giornate d'inverno che non sono neanche particolarmente fredde. Abbiamo visto prima un'intervista a un gruppo americano della Louisiana con un sole splendente e uh, abbiamo intervistato anche altri gruppi. Oggi non so se riusciamo a farvi vedere tutto, anche perché... Tra uh, le persone che abbiamo incontrato nei luoghi di Padre Pio eh, C'è stato anche nei giorni scorsi il responsabile della comunicazione dell'ordine dei frati minori cappuccini, Fra Francisco Castillo Ramirez, eh, di cui, a, al quale abbiamo fatto, fatto io personalmente un'intervista, di cui ascolteremo uno stralcio perché poi ve la proporremo integralmente la prossima settimana. Ovviamente gli ho chiesto che cosa significa per lui comunicare oggi. Ecco, questo è molto importante perché ehm, abbiamo eh, vissuto, stiamo vivendo in un mondo eh, che diventa eh, troppo veloce e per noi eh, la comunicazione deve essere anche dentro de no, della nostra vita e alla fine lo che comunichiamo o lo che noi dobbiamo comunicare è la nostra forma di vita, no? Especialmente i nostri valori carismatici, no? E la fraternità, la minorità, la preghiera anche la missione no? e dentro anche fuori dei nostri, dei nostri conventi e comunicare oggi eh, deve essere da tanta comunicazione che abbiamo che solo sono finte no? o solo sono per eh, vincere o, o avere eh, mi piace eh, anche per monetizzare la nostra comunicazione deve essere la comunicazione della semplice però come regalo della nostra vita capucina. Questo per me è comunicare oggi, è comunicare trasparentemente lo che noi siamo, perché è così che possiamo diventare un luogo, che, come sono le social network, come sono tutti questi strumenti di comunicazione che sono impersonali, freddi, in un luogo di fraternità, un luogo personale, un luogo di calidezza umana. I più attenti avranno notato che l'intervista si è svolta nel refettorio antico, proprio davanti al posto di padre Pio, fra Francisco Castillo Ramirez, responsabile della comunicazione dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, ci ha concesso questa bella chiacchierata, della quale ecco, ascolteremo altri passaggi giovedì prossimo. Il nostro appuntamento sta già avvolgendo al termine, ci restano pochi, minuti per ricordarvi alcuni eh, appuntamenti in agenda e il caso di dire per questa settimana e per ricordarvi gli orari delle nostre Sante Messe. In maniera particolare ecco volevo ricordarvi una notizia già data anche la settimana scorsa, il concerto di venerdì 19 gennaio all'interno della chiesa Santa Maria delle Grazie del cantautore Giovanni Caccamo. Ecco qui la grafica che la regia prontamente condivide con noi, la mattina incontrerà gli studenti e la sera terrà un concerto, una tappa del suo Parola Acoustic Tour eh, nella Chiesa Santa Maria delle Grazie, l'accesso è mm, assolutamente libero e gratuito, lui è un cantautore da, dalla bella penna, eh, potremmo, potremmo dire senza ombra di dubbio, e dal grande impegno sociale, infatti si sta prodigando anche per dei progetti. Eh, sociali molto interessanti e trasversali che potrete scoprire sul suo sito ufficiale. Basta digitare su qualsiasi motore di ricerca il suo nome Giovanni Caccamo. E poi, come detto, prima di salutarvi vorrei ripercorrere con la grafica degli orari del nostro santuario, ricordarvi quelli che sono gli orari. Delle nostre sante messe e gli orari di apertura e di visita dello stesso santuario, dal lunedì al venerdì, la, le sante messe nella chiesa Santa Maria delle Grazie. Al momento, l'unica chiesa dove vengono celebrate le eh, messe sono le 6:30, 7:30, 10 e 11:30 per la mattina, e alle ore 18 la messa serale. Che come ricordavamo dal 18 al 25 di gennaio saranno impreziosite dalle riflessioni per uh, il momento la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. La domenica, il sabato, la domenica e i festivi le messe della mattina restano uh, invariate agli orari 6:30, 7:30, 10 e 11:30. Nel uh, pomeriggio però Insieme alla messa delle 18, c'è cioè prima quella delle 16 e 30 e poi solo la domenica e i festivi quella delle 19:30. Vi ricordiamo anche che per qualsiasi tipo di informazione relativa anche alla prenotazione di messe, eh, alla celebrazione di sacramenti, quali battesimi, comunioni e matrimoni. Potete contattare l'ufficio Accoglienza Pellegrini. Uh, facendo semplicemente il numero, prego la regia di farlo vedere nuovamente: il numero 0882 417 500, oppure scrivere una mail all'indirizzo info-chiocciolaconvento-santuariopadrepio.it di cui avete letto il sito. Bene, il tempo a nostra disposizione si è polverizzato, si è vaporizzato, è già finito. Noi però ci ritroviamo giovedì prossimo. Per cui io vi auguro buon proseguimento di giornata dallo studio dedicato solo ieri a Padre Marciano Morra, dallo studio televisivo Padre Marciano Morra di Padre Pio TV in San Giovanni Rotondo. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Padre Pio TV.